Situazione ancora ingarbugliata in Fratelli d'Italia. Nei giorni scorsi incontro in videoconferenza con il responsabile organizzativo Donzelli. Si è parlato anche del caso Alghero. Il capogruppo Mulas fermo sulle sue posizioni. Rischio spaccatura. Dopo la fase peggiore della pandemia si cerca di ritornare alla normalità. Questo mese ha riaperto anche il cinema Miramare. Abbiamo intervistato il rappresentante legale della società che gestisce la sala algherese. Nella pagina sportiva di appuntamenti del weekend, l'amatore rugby attende ancora il debutto. Questo fine settimana in campo le squadre di calcio, futsal e basket. Un saluto a tutti voi, buon sabato telespettatori di Catalan TV, la politica in apertura, come avete sentito dei titoli, giunta con OCI senza un assessore, dopo che Marco Di Gange è stato tagliato fuori quasi 2 mesi fa. Soluzione però che sembra ancora lontana perché manca l'accordo in Fratelli d'Italia. La situazione algherese in Fratelli d'Italia è diventata un caso nazionale. Se ne è parlato in un incontro in videoconferenza convocato da Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo a livello italiano. C'erano praticamente tutti, dalla coordinatrice regionale Antonella Zedda ai rappresentanti del coordinamento provinciale e ovviamente gli esponenti locali, il capogruppo in consiglio, Cristian Mulas in primis, ma anche il coordinatore del Circolo Azione Alghero, Alessandro Cocco, e le due new entry, Monica Pulina e Giovanni Monti. Proprio la loro situazione è paradossale, perché sono di fatto entrati in Fratelli d'Italia, ma attendono di poter far parte del gruppo consigliare. Il capogruppo Mulas si è preso del tempo e anche nell'incontro, in videoconferenza, ha ribadito la sua posizione. È necessario fare un percorso insieme, avrebbe detto anche a Donzelli, lanciando qualche frecciatina ai vertici regionali del partito per come sono state gestite alcune situazioni. A Olbia, ad esempio, dove Fratelli d'Italia ha deciso di non sostenere il vincitore Nizzi, o in altri comuni isolani dove il partito di Giorgia Meloni, in grande ascesa a livello nazionale, ha raccolto percentuali irrisorie. Mulas però avrebbe anche lamentato la gestione della situazione ad Alghero, intanto per essere stato informato all'ultimo dell'ingresso di Pulina e Monti e poi per la scelta del nuovo assessore. Il capogruppo sin da subito ha chiesto che si pescasse dalla lista delle scorse elezioni e in questo caso il primo dei non eletti sarebbe Lele Simula, ma dai vertici regionali sinora è arrivato sempre un secco no per il fatto che Simula fa parte del circolo tricolore estromesso tempo fa, gruppo che Mulas vorrebbe coinvolgere nelle prossime scelte in Fratelli d'Italia e dunque reintegrare. Posizioni che non piacciono alla coordinatrice Zedda, che avrebbe persino minacciato di espellere Mulas dal partito. Insomma, una situazione ingarbugliata e incandescente che pesa sulla maggioranza guidata da Mario Conoci, con una fumata bianca che sembra decisamente lontana. Subito l'esproprio per oltre mezzo ettaro sul mare a Fertilia fino al 2017 di proprietà dello Stato e ancora prima dell'ente Giuliano. Lo chiedono i consiglieri di minoranza Gabriele Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi. Un'area tra il porto, la rotonda, la schiera di villette sull'acqua che è sempre stata ad uso pubblico. La comparsa dei camper delle famiglie Rom nei terreni adiacenti a Piazzale San Marco ha riportato alla cronaca quell'area. 6.000 metri fronte mare sul lungomare Rovigno, privatizzata dallo Stato a prezzi mai visti, 32.913 euro. Nel luglio 2017 una società acquistò dalla Ligestra 2 per conto dello Stato, che non tenne conto della richiesta del Comune di cedere il bene a titolo gratuito alla Regione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto di Autonomia della Sardegna. La Giunta Bruno, ricordano gli esponenti di opposizione, avviò atto ricognitorio finalizzato all'esproprio previo parere dell'Avvocatura Comunale. Un'area sempre stata ad uso pubblico e tale deve restare, per questo scrivono i consiglieri di Per Alghero Futuro Comune, PD e Sinistra in Comune. Chiediamo al sindaco Conoci, preso atto che tale area è già inserita nell'elenco del piano particellare di esproprio allegato al piano particolareggiato di Fertilia, di procedere all'esproprio e di porre in essere tutte le azioni possibili per mantenere l'uso pubblico del bene. E concludono. La Giunta Conoci vada in continuità con la proposta già contenuta nel piano degli espropri del piano di Fertilia per specifiche esigenze rilevanti per la comunità, naturalmente allo stesso costo pagato dai privati nel 2017, a prescindere da ogni altra stima, concludono.
E il coordinamento cittadino dei riformatori sardi esprime soddisfazione per l'approvazione da parte della giunta Conoci dei progetti utili alla collettività che vedranno i beneficiari del reddito di cittadinanza svolgere attività lavorativa per 8 ore settimanali, aumentabili a 16 nella propria città. Oltre a un obbligo, i progetti in questione sono un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari del reddito di cittadinanza, in quanto i progetti spaziano dall'ambiente all'attività di sensibilizzazione, dalle manutenzioni all'assistenza nei luoghi della cultura, sottolinea il coordinatore cittadino e consigliere comunale Alberto Bamonti. In generale svolgeranno attività in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti e in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'Impiego. Si tratta di un tema su cui i riformatori algheresi, tramite il proprio esponente in giunta, l'assessore Montis, si sono fermamente battuti anche in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, ricorda ancora Bamonti. Si tratta indubbiamente di un provvedimento importante, in quanto fino ad ora il reddito di cittadinanza ha svolto la funzione di solo sostentamento economico. Ringraziamo l'assessore ai servizi sociali Maria Grazia Salaris per aver dato avvio alla fase esecutiva di tale iniziativa, con l'auspicio che i progetti approvati possano essere avviati al più presto, conclude l'esponente dei riformatori. Lasciamo la politica, apriamo adesso uno spazio dedicato all'emergenza Covid, facciamo un passaggio intanto sulla situazione. Diciamo che il nuovo monitoraggio diffuso dall'Istituto Superiore di Sanità e Ministero segnala che l'isola è la regione italiana con minor incidenza di contagio rispetto alla popolazione. Stabili nuovi casi giornalieri, nel bollettino di ieri sono stati 24 sulla base di 2.173 persone testate. Sono stati processati in totale fra molecolari e antigenici 11.370 test. Invariato il numero di pazienti ricoverati in area medica, 58, mentre sono 2 in meno quelli in terapia intensiva, ora 10. Si è registrato inoltre il decesso di una donna di 61 anni residente nella provincia di Oristano, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.333. E con il miglioramento dei dati e quindi con la pandemia che in generale ha allentato la morsa nel nostro paese, dopo circa un anno e mezzo si ritorna a teatro ma anche al cinema. Ad Alghero da 4 generazioni è la stessa famiglia a mantenere aperto lo storico cinema Miramare che, come gli altri, sta di nuovo accogliendo il pubblico. È stato un periodo difficile ma si guarda alla ripresa. Noi di Catalan TV siamo andati ad intervistare il rappresentante legale della società che insieme a Miro ed Alba Uccelli gestisce la sala algherese. Si tratta di Luca Lamorgese. Sicuramente è strano quanto bello risedere sulle poltroncine verdi del cinema Miramare, il cinema che dopo questa pandemia finalmente sta ritornando ad ospitare gli appassionati e sono davvero tanti. Qui ad Alghero siamo in compagnia di Luca Lamorgese che è il responsabile legale, anzi il rappresentante legale della società Il Giglio che gestisce il cinema Miramare. Com'è ritornare all'attività? Beh, è stata un'esperienza insomma dura tutto questo lockdown e fortunatamente siamo riusciti ad aprire adesso il 30 di settembre con un bel film che era No Time to Die 007 e siamo contenti di aver rivisto finalmente tutto il pubblico algherese ritornare con grande allegria qui al cinema ed è stata un'emozione anche per noi poter risollevare la serranda dall'8 di marzo del 2020 quando è iniziata purtroppo la pandemia. È stato un periodo difficile come per tutti i cinema e nonostante si sia potuto riaprire poi nel mese di aprile i cinema con una capienza ovviamente ridotta e tutte le limitazioni, noi abbiamo aspettato che queste limitazioni finissero anche perché non c'era poi un grande prodotto di film da poter dare in quanto la maggior parte delle major avevano dato i loro film in streaming e quindi c'era poca disponibilità di prodotto da poter dare in sala. Ecco, quindi siamo contenti che la nostra clientela abbia aspettato con pazienza la riapertura del cinema e speriamo di rivedervi in quantità sempre più grande.
Un cinema storico, il Miramare di Alghero, l'unico poi che è in città in questo momento. È stato sicuramente, come diceva lei, un periodo davvero difficile. Si è fermato un po' tutto, quindi il cinema è stato poi una catena, diciamo un anello di una catena che è andata a spezzarsi con la pandemia. Però una volta che si ritorna, diciamo, in presenza e quindi ad avere le persone qui in sala, com'è la vostra programmazione? Cercate di seguire al meglio quello che in questo momento propone il mercato cinematografico? Stiamo cercando ovviamente di dare i film di maggior spessore e quelli con una maggior utenza, diciamo. E cercheremo anche di dare i film sardi, soprattutto adesso appena usciranno. Quindi Luca, le chiedo, visto che ha introdotto questo argomento, sarebbe stata la mia ultima domanda: chi vuole venire al cinema, in maniera proprio pratica, che cosa deve fare? Noi consigliamo alla clientela di acquistare il biglietto online sul sito www.liveticket.it/cinemamiramarealghero, in modo tale da evitare poi le code all'ingresso. E comunque il biglietto si può sempre acquistare anche al botteghino giù, e vi chiediamo di venire un po' in anticipo in modo tale da evitare appunto le code che si creano, perché dobbiamo vidimare prima il Green Pass, poi il biglietto stesso e anagrafare tutte le persone per il tracciamento. E allora Luca, anticipiamo magari oggi è sabato la programmazione della giornata di oggi, quella di domani, e se hai qualcosa per la prossima settimana. Sì, allora sabato e domenica abbiamo questa programmazione: alle 16.30 e alle 21 Venom, e alle 18.30 invece avremo il film Aria Ferma, questo per sabato e per domenica, mentre lunedì avremo due spettacoli di Venom, uno alle 18.30 e l'altro alle 20.45, e lo spettacolo delle 20.45 sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano, mentre mercoledì avremo il film di De André alle 18.30 e alle 20.45. Poi per tutta la programmazione potete visitare il sito della pagina Facebook del Cinema Miramare. Ci fermiamo ora, c'è la pubblicità, a tra poco. Sono passati solo pochissimi mesi dalla data dell'inaugurazione, il 21 giugno, e il Parco Tarragona è ritornato ad essere un punto di riferimento delle famiglie algheresi. L'avvio nella data di inizio estate non poteva che essere di buon auspicio, anche perché l'uscita della terribile pandemia e il ritorno alla normalità. Così è, almeno dalle numerose e sempre più frequenti presenze per quelli che venivano anche chiamati Giardini della Mercede. Ed è proprio sull'aspetto naturalistico e verde che Folia Bio, azienda che vincendo un bando pubblico si è aggiudicata la gestione dello spazio, ha subito voluto investire, con dei risultati evidenti e apprezzati da tutti. Ma non solo, scrivono in un comunicato. Infatti, come anche indicato dall'amministrazione comunale, è stato ritenuto essenziale offrire intrattenimento, svago e cultura a coloro che vogliono passare qualche ora nel cuore verde di Alghero. Perciò Folia Bio ha definito un programma sempre più fitto di appuntamenti dedicati soprattutto ai più piccoli, dal teatrino delle marionette all'ora delle favole, dal laboratorio di meraviglia al progetto realizzato con Campagna Amica Nord Sardegna, Mani in Pasta. Quest'ultima iniziativa si è tenuta proprio questa mattina, visto bambini e bambine adoperarsi con dei laboratori culinari gratuiti che sono stati suddivisi in diverse tipologie, dal grano alla pasta, dal latte al formaggio. Appuntamento al Parco Tarragona quindi dalle 16.30 anche alle 18.30. Intanto a breve, sempre nel polmone naturalistico del centro catalano, per andare incontro anche alle esigenze dei più grandi, sarà organizzata la palestra all'aperto, ma anche il mercato di Natale, senza dimenticare la musica e la lettura con giornate ad hoc. Insomma, il Parco Tarragona, cuore verde di Alghero, è sempre più vivo e aperto a tutti. Si è aperta ieri a Villanova Monteleone la rassegna letteraria Fogli d'autunno, promossa dalla locale Proloquio in collaborazione con il vicino comune montano. Ad inaugurare la serie di eventi in calendario, la presentazione del libro di Salvatore Meloni, Dalla piazza alla libertà, ieri alle 18.30 presso la Sala Onida di Suppalatu. Sentiamo un estratto di questo evento. Chiediti quanto questo zio è stato importante per te, nella tua formazione di uomo, nella tua formazione di padre anche chiaramente, e poi nella tua formazione politica, perché tu hai dedicato tanti anni alla politica, quindi
quindi sicuramente è stato un esempio per te. Abbiamo la fortuna di avere qui l'autore, quindi il libro ce lo possiamo leggere tranquillamente, però alcune domande puoi rispondere solo tu. Prego. Sì, grazie Lucia, intanto davvero grazie per la disponibilità, per essere venuta. Consentimi prima di rispondere alla tua domanda, che sembra facile, ma non lo è assolutamente. Anch'io volevo associarmi ai ringraziamenti che ha fatto Pietro molto velocemente. Ringrazio l'amministrazione comunale intanto per averci ospitato in questa sala e per il contributo che ha portato il vice sindaco Niulu in questa sede. Ci tenevo a ringraziare l'Arma dei Carabinieri, che è qui presente insomma nei tre livelli istituzionali di questa provincia, dal comando provinciale, che ben rappresentato anche con l'intervento dal tenente Yuri Abate, e dal nostro concittadino Leonardo Baldino, che è qui presente, penso come concittadino di Villanova, ma anche in rappresentanza della Compagnia d'Alghero, e dal luogotenente Giancarlo Martinez, che ringrazio per la presenza, perché poi rappresenta la locale stazione dei Carabinieri, che peraltro è intitolata alla figura che oggi cercheremo in qualche modo di raccontare. Ringrazio anche l'editore Carlo Delfino, che ha creduto in questo lavoro, anche per la presenza qui stasera. Così come mi sento di ringraziare la Proloco per avermi ospitato in questa rassegna, e in particolare il suo presidente Pietro. E poi ringrazio tutti voi, perché insomma oggi sono anche abbastanza imbarazzato e commosso, perché davvero la sala è, nonostante il periodo un po' particolare che viviamo, decisamente piena. Per rispondere alla tua domanda, Lucia, parto con questo. Il nome ha influito molto, l'ho anche scritto nel libro, perché è stata quasi una spinta, come dire, ideale a scrivere di questo zio del quale conoscevamo davvero molto poco. Nella nostra famiglia abbiamo cugini, un po' tutti hanno, come ho scritto anche nel libro, no? Amo pesado ultim tium, quasi tutti abbiamo un salvatore che rievoca questa figura, però fondamentalmente non conoscevamo quasi nulla. È un ragazzo che mio padre conosceva bene i suoi ricordi, che ha vissuto a Villanova fino all'età fondamentalmente di 18 anni e più, e poi si arruola carabiniere, parte a Roma, come hai detto tu, in un periodo molto particolare. Sapevamo che dopo un po', insomma, nel 43 viene ucciso dalla polizia nazifascista. Tutto si ferma lì. Io francamente non sapevo nulla del fatto che questo giovane carabiniere avesse aderito alla partigiana Banda Caruso, non sapevo nulla. E devo dire che non sapevo molto neppure in anni recenti, perché poi l'idea di scriverne qualcosa, cosa è consumo esclusivo della famiglia, è nato penso almeno 15 anni fa, ma poi materialmente il lavoro si è concretizzato negli ultimi due anni, intanto perché c'è stata una spinta forte a farlo questo lavoro, e poi perché sono venuto a conoscenza di documenti e testimonianze che mi hanno consentito un po' di delineare un quadro tutto sommato soddisfacente della sua vicenda. Apriamo la nostra pagina sportiva del sabato, lo facciamo con il rugby, perché l'Amatori attende ancora di scendere in campo per iniziare la nuova stagione sportiva 2021-2022. Infatti, dopo il primo rinvio del 17 ottobre, è stata rinviata anche la partita di Serie A tra Amatori Rugby Alghero e AS Rugby Milano. Da calendario fissata per questa domenica 24 ottobre, è spostata al 28 novembre, sempre nel campo da rugby di Maria Pia. Intanto però arrivano notizie di due nuovi acquisti che stanno andando a rinforzare la rosa guidata dai coach Giovanni Marchetto e Giovanni Cipriani. Sono arrivati Andre Lopilato nel ruolo di flanker, nato in Australia da famiglia italiana. Il giovane Lopilato è perfetto per il suo ruolo in mischia, con un'invidiabile altezza di 1,90 m per 100 kg e una buona esperienza sportiva maturata sin da giovanissimo. Lopilato è un giocatore versatile, adattabile a giocare anche in seconda linea. Arriva invece da Rosario, Argentina, l'utility back Ciro Alvarado, 21enne con passaporto italiano, che andrà a rinforzare la linea arretrata alghirese in previsione dell'esordio nel campionato di Serie A previsto per il prossimo 31 ottobre in trasferta con il CUS Genova. Oltre ad essere un giocatore versatile, adatto a ricoprire diversi ruoli nei tre quarti, possiede doti di buon calciatore. Alvarado è cresciuto nelle file del Jockey Club Rosario, compagine argentina, da cui sono emersi diversi giocatori internazionali, tra gli altri l'ex azzurro Alberto
Di Bernardo, dal rugby al calcio, domani in campo sia Audax che Treseligas per la quarta giornata del campionato di seconda categoria Girone G. I biancoverdi cercano il primo successo sul campo del Patria, che ha 4 punti in più della formazione algherese, 6 contro i 2 della formazione allenata da Gianni Pieras. Treseligas invece, che con 7 punti segue la coppia di testa a Duos Pedes San Paolo. Domani l'11 guidato da Angelo Bardini ospiterà la Boil Putti Figari, ancora a 0 punti. In prima categoria, Girone E, si gioca invece la quinta giornata e l'Olmedo farà visita al Siligo. Prossimi avversari dei biancoverdi, che occupano il quarto posto in classifica. Olmedo invece con 2 punti a caccia ancora della prima vittoria in campionato. Passiamo al calcio a 5. Oggi in campo solo la Futsal Alghero nel campionato di Serie C1. Alle 16 al Palacorbia la formazione giallorossa prima in classifica assieme a Elmas e Ussana se la vedrà con il Villa Cidro. Riposa invece l'Audax nel campionato di Serie C2. Il basket, vediamo gli appuntamenti che attendono le nostre compagini, cominciando dalla Serie B femminile per la quarta giornata di andata del campionato. Cominciamo dalla Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino SRL, che questo pomeriggio alle 18 farà il suo esordio casalingo al Palamanchio, ospitando la capolista Jannas Virtus Cagliari, squadra costruita per salire immediatamente in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. L'Alghero di coach Matteo Mastropietro è ancora a 0 punti in classifica. La Mercedes è attesa invece domani alle 17 a Sestu per affrontare l'Astro Cagliari, la formazione allenata da Manuela Monticelli, reduce dalla vittoria con la Dinamo 2000, vuole continuare la striscia positiva. Le algherese hanno 4 punti in classifica, 2 in più delle prossime avversarie. Nel basket maschile la Coral invece affronterà in casa, nella gara valevole per la terza giornata del campionato regionale di Serie D, l'Azzurra Oristano. La formazione allenata da coach Peppe Mulas cerca il secondo successo stagionale. Le formazione in entrambe 2 punti in classifica. In chiusura di TG il Taekwondo, dopo la pandemia che ha tenuto lontano dai tappeti verdi, anche questa disciplina sportiva con la federazione che si è impegnata a mantenerla viva anche nel lockdown, ma anche come le altre federazioni riparte, lo ha fatto a settembre, prima con il corso riservato ai maestri e ad ottobre con quello nazionale insegnanti tecnici 2021, indetto per gli aspiranti istruttori e allenatori, che si è svolto presso il centro di preparazione olimpica Bruno Zauli di Formia. Per la Olympic Taekwondo Alghero ha partecipato il tecnico coach Benedetto Carbone, che dopo 3 giorni intensi di allenamento e formazione con la partecipazione della nazionale italiana ed il neocampione olimpico Vito Dell'Aquila ha brillantemente superato le prove tecnico-pratiche ottenendo il plauso della commissione nazionale. E dopo quasi 2 anni di attesa finalmente si ritorna sul tatami. La Federazione Italiana Taekwondo ha organizzato il primo grande evento nazionale post pandemia, ovvero il campionato italiano junior maschile e femminile di combattimento, iniziato ieri e che si concluderà domani presso il Palasport di Giuliano, Napoli. All'importante evento parteciperanno gli atleti del team del maestro Stefano Piras con le sue 2 società, SD Taekwondo Olmedo e Olympic Taekwondo Alghero. A rappresentarle saranno Giulia Sacco del Taekwondo Olmedo, detentrice del titolo di vice campionessa italiana e pluricampionessa internazionale, e Matilde Puggioni dell'Olympic Taekwondo Alghero, pluricampionessa regionale, unitamente alla direzione tecnica del maestro Stefano Piras, Sesto Dan, e della maestra Loredana Secchi. Rammarico per l'assenza all'evento sportivo del talento olmedese Federica Zedde, purtroppo infortunata. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lasciamo al meteo, vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci.